Eccoci qua e come abbiamo detto nei giorni scorsi, da agosto avremo due appuntamenti, quindi due dirette al giorno, una la mattina ed una il pomeriggio. Aspettiamo che pian piano qualcuno si collega, sperando che la connessione riesca a stabilizzarsi. Diamo la possibilità a tutti di collegarsi. Pian piano si sta collegando qualcuno, quindi come ho detto poc'anzi, abbiamo avviato queste due rubriche, quindi con due dirette al giorno, una la mattina ed una il pomeriggio su questa pagina, per commentare quello che sta accadendo attualmente in Italia e per dare qualche informazione in più alle persone che costantemente seguono questa pagina, che mi scrivono in privato, che scrivono in redazione ad adfnews.it. Ecco, vediamo un po' cosa sta accadendo. Sta accadendo che l'Europa inizia a sbattere i pugni sul tavolo, inizia ad imporre, no? Vuole far sentire la sua voce. E cosa dice la Lagarde? Cosa ha detto qualche mese fa? Ha detto che per difendere un paese dallo spread, l'Unione Europea deve chiedere il rispetto dei criteri di bilancio, deve chiedere l'assenza di squilibri addirittura macroeconomici e le direttive politiche devono rispettare i patti con il Recovery Fund. In pratica cosa ci sta chiedendo l'Unione Europea? Ci sta chiedendo più lacrime, più sangue, come è stato sempre detto in passato, e più austerity. Questo è quello che stanno chiedendo i signori dell'Unione Europea alla nostra nazione. Ed in più non finisce qui, chiedono delle garanzie sulla sostenibilità del nostro debito. Ma che significa questo? Che hanno in mente di iniziare ad ipotecare i nostri ospedali, le nostre scuole? Hanno intenzione di ipotecare tutto ciò che è pubblico per far fronte a un debito. Ecco, questo è quello che sta accadendo oggi in Europa. Questo è quello che nessuno racconta alle persone. La realtà dei fatti, no? Quello che sta accadendo e questo che sto dicendo potete tranquillamente, potete serenamente verificarlo. È inconcepibile, no, che ci siano dei paletti, che ci siano delle imposizioni. Noi abbiamo un unico modo per combattere questo sistema, per combattere il sistema europeo, per combattere il nostro debito. Abbiamo un solo ed un unico modo ed è, senza ombra di dubbio, quello di avere una nostra sovranità monetaria. Fino a quando noi non avremo una sovranità monetaria, saremo costretti sempre ad essere vittime di questi signori, che impongono dall'oggi al domani ciò che una nazione deve fare. Ed è quello che si è verificato negli ultimi anni, è quello che stiamo vedendo con i costanti richiami che vengono fatti dall'Europa alle altre nazioni, in particolar modo all'Italia. Ma secondo voi cosa significa chiedere delle garanzie della sostenibilità del debito? Cosa mai può significare secondo voi? Quali sono queste garanzie che l'Italia potrebbe dare per questa sostenibilità? È questa la domanda, è questa la riflessione che faccio fare
chi ci sta ascoltando, a chi vedrà questo video non in diretta, ma magari ecco, resterà sulla pagina per diverso tempo questo video, quindi diamo la possibilità a tutti di poterlo visionare. L'Europa ci chiede una serie di paletti per concludere, che alla fine, e ricordiamoli in chiusura, chiede il rispetto dei criteri di bilancio, chiede l'assenza di squilibri macroeconomici e le direttive politiche devono rispettare i patti del Recovery Fund. Quindi, per concludere, quello che abbiamo detto all'inizio, tradotto in parole semplici, sarebbe più austerity e più lacrime e sangue, quelle che già abbiamo visto durante il periodo pandemico. Vi auguro un buon pomeriggio e se potete vi chiedo una cortesia, condividete questo video sulle vostre bacheche.